Ciao ragazze, allora in tantissime mi avete richiesto il video dove volevate che vi mostrassi tutto ciò che ho comprato per organizzare la festicciola di Federico. Quest'anno faremo una cosa in famiglia, quindi niente di eclatante, però ho comunque voluto comprare delle cosine per rendere un po' più magico, un po' più speciale questo compleanno. Quindi bando alle ciance, vi mostro subito quello che ho acquistato. Eccoci qua, allora qui c'è il suo regalo di compleanno. In realtà volevo prendergli un altro gioco che desiderava tantissimo, in realtà ce n'erano due, però uno non ce l'avevano, che era quello primo in classifica che desiderava, e il secondo ho guardato le istruzioni ed era veramente troppo troppo stupido come gioco, veramente soldi buttati, quindi ho pensato di farglielo dimenticare perché non me l'ha neanche più nominato e ho trovato una cosa che lui non aveva pensato, ma vi tengo la sorpresa per il vlog di domani del suo compleanno e ve lo farò vedere anche a voi. Vi dico solo un suggerimento, quindi vediamo nei commenti se indovinate di che gioco si tratta. Vi do tre indizi. È un gioco da tavola, è un gioco che viene nominato in un film. E cos'altro vi posso dire? Oddio, un indizio che non vi dica proprio di cosa si tratta. È un gioco a percorso, ecco, per farvi capire, simile al gioco dell'oca, ecco. Quindi vediamo chi di voi indovinerà di che gioco da tavola si tratta. E nel frattempo vi faccio vedere cosa ho acquistato al supermercato dei cinesi che c'è qui vicino a casa mia, che ha veramente un reparto super super bello riguardante i compleanni, ha di tutto e di più. E inizio subito con questo che sbuca proprio dalla borsa, quindi attirerà la vostra curiosità. Questo qui non l'ho mai mai preso ed è un tubo spara coriandoli multicolore, vedete che c'è scritto anche qui. Spero di riuscire ad utilizzarlo perché non l'ho mai comprato, non so minimamente come si utilizzi, però da quello che ho capito dalle freccette basta ruotare la parte in fondo che da qui scoppieranno coriandoli di tutti i colori e questo ho pensato di farglielo scoppiare quando entrerà nella stanza con la torta e tutto quanto. Poi dopo vi racconterò anche della torta, insomma, di che torta si tratterà. Poi ho preso questi cappellini con tutti i pois colorati e queste striscioline colorate. Li ho pagati pochissimo. Allora, questo qui non so se ho lo scontrino ancora, forse nel portafoglio, dopo guardo. Comunque mi pare che questo sia tipo 1,99 euro. Questo qui, questi cappellini qua, 99 centesimi, cioè veramente ho pagato pochissimo tutte queste cose, per quello vado dai cinesi perché trovi le stesse cose, se andavo da Toys spendevo tre volte tanto. E quindi ho preso questi cappellini da festa, poi ho preso questo palloncino. Aspettate che mi giro che forse c'è più luce così. Questo palloncino con la faccina emoji come WhatsApp, insomma, con il bacetto. Sono faccette che a lui piacciono tantissimo, quindi quando l'ho visto ho pensato di prenderglielo. E devo capire come la misura è 45 centimetri e se non erro dovrebbe esserci la cannuccia. Sì. Come fa vedere qui in foto, c'è la cannuccetta che infatti è qui nel bordo trasparente e si va a gonfiare. E poi devo capire questi a cosa servono, però lo scopriremo insomma. Magari quando allestisco tutto domani, che farò il vlog, lo farò insieme a voi così vediamo un po' come si montano. Poi ho preso, visto che aprirò il tavolo. Solitamente quando acquisto le tovaglie non bastano mai, cioè ci fosse una volta che riesco a coprire tutto il tavolo perché una volta aperto è molto molto grande, quindi solitamente poi alla fine mi ritrovo a dover mettere comunque una tovaglia sotto più la tovaglia in plastica, quindi non ha molto senso e quindi ne ho prese due. Queste qua mi pare sempre 99 centesimi l'una e sono azzurre, non mi fa
impazzire questo azzurro qui, però essendo un maschietto l'ho presa azzurra. C'è tanti altri colori, se vi capita di trovarle. Ci sono tovaglie color rosso, arancione, fucsia, insomma, più da femminuccia c'era più varietà di colori. Da maschietto c'era solo azzurro. Se c'era blu scuro avrei preso il blu scuro sicuramente. Poi ho preso questi bicchieri qua con i festoni e i palloncini, molto carini anche questi qua, sempre solo 99 centesimi. Fatti così, ce ne sono 6 all'interno. Poi ho preso questi palloncini qua con scritto buon compleanno. Buon compleanno anche qua. Si è svegliata la piccolina, quindi dovete attendermi 2 minuti. Poi, altra cosina che ho comprato che mi è piaciuta tanto tanto sono questi occhialetti con scritto Happy Birthday qui sopra, soltanto per lui che è il festeggiato. Ce n'erano tanti tipi, però questi qua mi piacevano un sacco con i palloncini, essendo che a lui i palloncini piacciono da morire, gli ho preso questi qua. Quindi spero sia contento e sono solo per lui, così si sente insomma il protagonista della festa. E poi ho preso questa candela qua, io non l'ho mai provata, però Ricky appunto mi ha detto di prenderla, di vedere un attimino se c'era dai cinesi. Ce n'erano diversi tipi, c'era sia singola che i pacchetti da 4. E volevo fargli appunto una sorpresa anche a Fede, perché non ha mai avuto una di queste candele che fa la fontana, tipo fuoco d'artificio, no? Speriamo di non dar fuoco alla casa, però insomma, potrebbe essere insomma una cosa un po' diversa dal solito, un po' più festosa, quindi speriamo che piaccia a tutti. Poi credo ci sia solo più, infatti, la candelina con il numero 7. E ho preso appunto questi due sul rosso in maniera che insomma stiano bene insieme. E per quanto riguarda invece la torta, l'ho ordinata stamattina. Sono troppo euforica perché Federico è fissatissimo con i me contro te e con i d'insieme. Ho provato a indagare un po' in questi giorni. In realtà lui è anche molto molto appassionato dei Cesaroni. Ce lo stiamo vedendo insieme. Abbiamo tutte quante le stagioni su Infinity, quindi ogni tanto ce ne guardiamo una puntata insieme. Quindi sono stata combattuta fino all'ultimo se mettergli i Cesaroni o appunto questi gruppi, diciamo, di coppie che fanno video per bambini su YouTube. E niente, alla fine gli ho fatto fare appunto la torta con una bella foto dei d'insieme, come se gli facessero gli auguri loro, insomma, c'è proprio questa fotografia sulla torta. E l'ho fatta fare pan di Spagna, senza liquore ovviamente, perché essendoci bimbi. Pan di Spagna, crema e fragole, me l'hanno consigliata appunto le pasticcere perché è molto fresca e più estiva, diciamo, come gusti. E niente, queste sono tutte le cosine che ho acquistato per il suo compleanno. Ovviamente farò il vlog, quindi domani prepareremo tutto quanto insieme. Ci sarà anche Ricky a casa, quindi insomma faremo un bel vlog di famiglia. Spero vi faccia piacere. E mi raccomando, ricordatevi di scrivere nei commenti secondo voi che gioco da tavola c'è qui dentro e vedremo chi vince di voi, se indovinerete in tante. E in caso se indovinerà solo una o qualcuna di voi, magari lo dirò nel vlog, insomma. Quindi questo è tutto il bottino, io spero che il video vi sia piaciuto, visto che me l'avete richiesto in tantissime, e vi do anche la buona notizia che appunto vloggerò per il compleanno di Fede, che anche questo è stato richiestissimo. Vi mando un bacione gigantesco, ci vediamo domani con il nuovo vlog e buona serata, ciao!